Bentornati al corner tecnico della Pacanash 2.015. Oggi parliamo di un attacco che si usa molto dalla NBA fino alla Serie D ed è l'attacco corna. Qui vedete Yuval che fa questo gesto, che non è un gesto scaramantico, ma appunto la chiamata corna. Con la particolarità di questo attacco sono i due lunghi alti, vedete, i due esterni bassi e due blocchi per l'attaccante, in questo caso per Naimi, che va, in questo caso va dalla parte del 5. Poi mi ha messo un'azione nella quale attacca verso il nostro numero 4, che è Falluca. Juve ferma la palla, la passa dentro a Rino, che la butta fuori, e Giovanni riattacca prendendo la palla. Anche Ravenna usa questo tipo di attacco, in questo caso loro lo iniziano con un passaggio per Masciadri, blocco di Grant, poi la muovono molto bene, ribaltano, e Rice qui fa un gran canestro. E Ravenna l'ha usata anche contro la zona, vedete sempre i due lunghi alti contro la nostra zona 3-2, sempre blocco di Grant, ribaltamento, palla dentro e cosa fare in attacco. Come sempre però non è lo schema che fa un buon attacco, qui noi usiamo corna, però facciamo un tiro affrettato che non porta un canestro, anzi porta un contropiede di Ravenna. Mentre invece qui chiamiamo ancora corna e facciamo un'ottima azione muovendo la palla. Juve prende il blocco di De Laurentiis, rifà un altro blocco, la butta dietro ed è molto bravo Giovanni ad attaccare in movimento per andare a prendere un fallo dentro l'area. Abbiamo preso anche una clip di qualche anno fa, NBA Cleveland, con Irving che chiama corna, e poi qui è interessante perché vedete chiede ai lunghi di cambiare posizione perché probabilmente vuole riattaccare dopo con la mano destra, in questo caso, però gli bloccano il centro, non lo fanno andare a destra, lui attacca con la mano sinistra e fa un canestro per lui facile in palleggio resto e tiro. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima settimana con il corner tecnico, probabilmente basato su qualche azione difensiva della nostra squadra. Alla prossima!